Buongiorno, siamo qui a Fano per intervistare Don Marco, il direttore e realizzatore di Podefe Visitabile tutto l'anno. Adesso entriamo. Buon pomeriggio. Sì, grazie anche a voi e benvenuti. E grazie per averci ospitato. È sempre un onore avere ospiti. Allora, da quanto tempo è nato il presepe di San Marco? Dunque, questo presepe è nato 16 anni fa. Nel 2001 abbiamo fatto la prima realizzazione, che è appunto la scena che avete visto in cima, la scena della Natività. E poi, ecco, di anno in anno si è arricchito di altri diorami, di altre scene, ecco, e ancora non è propriamente ultimato. Circa una decina di scene, ecco, da completare. Sono difficili da realizzare i presepi meccanici? Difficili, sì, ci sono delle difficoltà. Sono delle difficoltà tecniche, appunto, per trovare ecco, movimenti che siano fatti bene, che non siano troppo meccanici. In quanti ci lavorano? Ecco, non siamo in tanti. All'inizio eravamo certamente più persone, anche perché si è reso necessario proprio una ristrutturazione del locale stesso, no? Queste erano delle vecchie cantine del 1700, inusate ormai da tanti anni, quindi era un locale che aveva bisogno anche di essere ristrutturato, e hanno lavorato diverse persone. Una volta ristrutturato, adesso ecco, siamo 4-5 persone che ci dedichiamo a, diciamo, ai vari settori specifici, no? Allora c'è chi fa ecco, la parte della scenografia, c'è chi cura le statue, c'è chi cura l'impianto elettrico. Chi sono quelli che ci lavorano? Un pochino ci lavoro anch'io, sempre di meno perché ho sempre meno tempo. Poi c'è un decoratore che si chiama Maurizio Romagnoli, che ha fatto un'opera grandissima, avete visto quanti disegni ci sono. Pensate, ci sono oltre 500 personaggi raffigurati, oltre 500 personaggi raffigurati. Poi c'è una ditta, appunto, che ci fornisce i vari meccanismi, quindi che noi ordiniamo, li facciamo fare proprio apposta per questo presepe. E poi ci sono coloro che, ecco, gli artigiani che fanno in qualche maniera le scenografie, ecco, fanno prima lo scheletro e poi, ecco, il gesso e via di seguito, e qui lavoro anch'io con loro. Siamo il presepe da bimbi, e anche se si cresce resta lo stupore. Don Marco, si stupisce ancora davanti a questo presepe meraviglioso? Sì, molto, molto. Ecco, certamente, ecco, io ho una passione dentro di me che appunto fin da bambino, a Fano, voi dovete sapere che quando io ero bambino, quindi 50 anni fa, c'era un grandissimo presepe, e per i bambini, ecco, quello che è il grande sembra ancora più grande, enorme. Lo faceva un sacerdote al Don Gentili. E io ricordo che, ecco, non vedevo l'ora che arrivasse Natale per andare a vedere questo presepe. E lì mi sono entusiasmato, mi sono appassionato, cioè, poi è diventato grande. Non ho mai smesso di fare i presepi dove sono andato, nelle varie parrocchie. E venuto qui a Fano, avendo avuto la possibilità di questo locale, ecco, questa realizzazione che certamente sì, mi meraviglia, mi stupisce, non mi stanca mai, mi coinvolge, mi piace. Voi dovete pensare, adesso vi faccio una confidenza, è un po' come diciamo qualcosa che vive dentro di te, no? Allora, quando ormai io conosco, vedo i movimenti, conosco i rumori, eccetera. Quando c'è qualcosa che si rompe, quindi un rumore strano, io me l'accorgo subito che c'è un rumore strano, perché è qualcosa che ti porti dentro, che è insieme con te, che ti appartiene. Sono morte le tatuine che si rifanno la vita di Gesù. Sono apprezzate da tutti, anche di varie religioni? Io adesso, ecco, sono apprezzate da molti, no? Sono apprezzate da molti. Io credo che adesso è difficile vedere chi viene e chi non viene, no? Anche di altre religioni, eccetera. Però certamente c'è un apprezzamento generale. Ecco, al di là
ecco, di chi crede, ecco, potremmo dire questo, no? E di chi non crede, io penso che la gente che viene qui non sono soltanto quelli che credono che vanno a messa, c'è anche tanta gente che non va a messa, che non crede, perché, ecco, che viene a vedere volentieri perché, ecco, la si apprezza come un'opera così, anche culturale, di scena, no? Ci sono ancora tanti amanti del prelepe dopo tanti anni? Sì, 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 tantissimi. Anzi, ti dirò che dopo un piccolo periodo che ci può essere stato di crisi, così come mi raccontano, adesso c'è una grande ripresa del presepe. Ecco, di questa tradizione, che è una tradizione nostra, prima ancora dell'albero. Te lo dico perché, sia perché conosco altri presepi e altre persone con le quali ci confrontiamo e ogni anno ci aumenta sempre il numero dei visitatori. Sia perché conosco e sono in rapporto con le ditte che fanno le statue, che al di là della crisi mi dicono che continuano a vendere abbastanza, molto, al di là di tanti settori che sono in crisi, questo del presepe ancora è un settore che tiene. Ci sono ancora gli spazi per altre scene o quando finiranno dovete andare in una stanza più grande? Oh, allora, ci sono ancora alcune scene da fare, certamente. Alcune scene nell'ambiente che avete visto, ecco, che sembra completo, ma completo non è, perché mancano ancora quattro scene, ecco, nella parte centrale. Poi, come avete visto, stiamo allestendo questa parte dell'ingresso, ecco, dell'accoglienza, dove non c'è solo questa sala dell'accoglienza che va finita ad allestire, ma ci sono, ecco, contiamo insieme, una, due, tre, quattro, cinque, sei scene da fare qua, e poi ce n'è un'altra da fare lungo le scale. Quindi 7, 4, ancora ci sono circa 10 scene da dover fare. Poi c'è il prete che si invecchia, che a un certo punto deve smettere, perché i vecchi mica lavorano più. In quale periodo dell'anno è aperto al pubblico? Dunque, certamente è aperto nel periodo di Natale, che va da Natale fino all'Epifania, tutti i giorni, mattina e sera. Poi teniamo aperto fino a Pasqua, tutte le domeniche, al pomeriggio, e facciamo anche delle aperture serali nei mesi di luglio e agosto, dopo cena, per i turisti che vengono. Quante persone visitano il prelepe ogni anno? Ecco, adesso abbiamo messo anche un calcolo a persone, che qualche volta funziona, qualche volta no, ma generalmente dovrebbe essere abbastanza veritiero, e noi contiamo dalle 12 alle 15.000 persone ogni stagione, ogni anno. Grazie per questa intervista. Dopo aver visto questo prelepe meraviglioso, vi invitiamo tutti a vederlo.